Ciao a tutti gli appassionati di betting e benvenuti in questo nuovo appuntamento video. Oggi vediamo un video tratto da una lezione della mia Academy sul betting, in cui vi mostro una funzionalità unica del sito Odds Portal completamente gratuito. Blocked Odds è una funzione che non ha nessuno, o c'era su alcuni siti, anche mi ricordo. Odds e Blocked Odds sono praticamente le quote bloccate. Ovviamente è importante capire innanzitutto il termine di periodo, qui ci dà fino a 3 giorni, e poi la percentuale. Abbiamo anche 100% di Blocked Odds, ma ha poco senso perché ormai il movimento è stato fatto. Io personalmente vado a cercare il 25 o il 50%. Questo perché almeno ho l'opportunità di trovare bookmaker magari che hanno ancora la quota aperta, qui me li indico ovviamente tutti e voglio dire, sono partite che diciamo evidentemente anche di vedo, leghe femminili scozzesi, la Serie C, so, terziera spagnola, quote tra l'altro diciamo interessanti nel senso dal mio punto di vista. Non so il perché possono esserci questi movimenti, evidentemente il book ha una sua impostazione, qua c'è tutti i book, perché mette che ne so, 20 su 20 indicati, quindi non lo so, mia prima idea è andare a vedere il movimento che ha fatto Pinnacle, vedo che praticamente c'è una movimentazione in up rispetto all'apertura e in drop su un segno. Prima idea è comunque in questo caso sul Blocked Odds seguire il drop e se la partita dovessi trovarla magari aperta in live, se me la sono segnata, magari l'uno lo prendo magari anche in considerazione, perché magari la quota crollava troppo ed è stata tolta. Il Blocked Odds ha una funzione più interessante del dropping. Anche qui, insomma, Poggibonsi Orvetana, dove vedo già una quota più appetibile, perché comunque più reale. Poggibonsi Orvetana, anche qua vediamo che c'è tutto chiuso e se vado a vedere il movimento che c'è stato 1,84-1,71 e la cosa interessante è che a differenza di molti book che hanno movimenti misti, Pinnacle è sempre molto deciso, cioè ha preso l'opzione di droppare e quindi magari prendo in considerazione la squadra a casa. Ovviamente queste sono tutte, diciamo, indicazioni, come dire, di carattere ipotetico, poi effettivamente non è che andrà così, però insomma, vedendo le quote che ci sono, anche vediamo un tennis dove 33 bookmaker su 30 bookmaker su 33, quindi non dovremmo trovare tutto bloccato, ma qualcuno lo dovremmo trovare aperto. È vero che ha una quota, diciamo, irrisoria. Però ecco, alcuni bookmaker aperti come William Hill e anche qui se vado a vedere, per esempio, i movimenti che mi fa Pinnacle, ripeto, la quota è irrisoria, qui addirittura Pinnacle ha chiuso subito, evidentemente trova un'indicazione adesso qua comunque il match lo dà poi cancellato per un ritiro, ecco, esempio, qua abbiamo proprio in diretta, tra virgolette, perché me ne sono accorto adesso guardando, c'è l'aggiornamento, probabilmente uno dei due giocatori si è ritirato dal torneo e quindi in questo caso avevano informazione che appunto prima hanno cancellato le quote per quello, quindi ecco, importante, non è che Blocked Odds ha per forza un'indicazione di drop, potrebbe esserci che c'è sotto qualcosa o informazioni in arrivo, perché sono bloccate, c'è un dubbio anche che il giocatore scenda in campo o quant'altro, è una funzionalità interessante, insomma guardando un po' tutto, fra tutti gli sport si trovano delle opzioni assolutamente valide, dal mio punto di vista è diciamo importante distinguere il dropping dal block, è chiaro che il dropping potrebbe portare al blocked o addirittura potrebbe non esserci dropping e arrivare al blocked. È un'opzione da guardare in contemporanea, da valutare, poi ovviamente può essere solo un discorso informativo, come in questo caso ritiro di un giocatore, quindi partita annullata. Non per forza avrà delle indicazioni in chiave pronostico. Per accedere al corso completo, visita l'Academy di corsi sul betting e trading sportivo, trovi il link in descrizione. Seguimi per non perderti video interessanti, concetti e pronostici di valore. Come sempre, grazie e ci vediamo in un prossimo video.
Ciao.